un mese di vita, è praticamente quasi appena uscito dall'uovo. È un esemplare di avvoltoio collo rosso, e quindi è un avvoltoio originario proprio degli Stati Uniti, perché è diffuso da quelle parti il collo rosso. Poi quando è adulto si fa completamente con questa testa, questo collo rosso, viene detto anche avvoltoio tacchino, chiaramente si nutre esclusivamente di carcasse ed è fa parte della famiglia dei catartidi. Catartidi vuol dire, è un termine che in effetti deriva dal greco catartes, e poi è stato latinizzato anche in catartes, che vuol dire purificatore, proprio perché loro hanno questo ruolo importante in natura di mangiare ciò che rimane. Quindi sono un po' l'esperienza di quando diceva Federico, e chiaramente li poneva alla fine della graduatoria perché non cacciavano. Anche gli avvoltoi hanno un ruolo importante in quella che è la catena alimentare. Va bene. Ancora chiaramente il piumino deve fare le penne. Ed è un grande veleggiatore, considerate, perché arriva a un'apertura alare di 1,80 m, 2 metri. Quindi veramente molto bello poi vederlo durante lo show. Penso già tra qualche mese volerà qui sulle persone. Adesso ve lo faccio vedere da vicino. Non vediamo l'ora. Certo, tutti i nostri tutti gli animali che avete visto sono nati in cattività. Sono, a tal proposito è importante dire questo, che molti dei rapaci che abbiamo che vi abbiamo mostrato oggi fanno parte dell'allegato A del CITES. Il CITES è la convenzione di Washington che prevede appunto e che è stata istituita fra molti stati per la salvaguardia degli animali in pericolo di estinzione. Chiaramente gli animali che invece avete visto, i rapaci che avete visto oggi, sono sempre in allegato per proteggerli, però sono tutti animali nati in cattività, non presi in natura. E questo perché? Perché vi è una legge, la 92, la /150, che prevede che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato, motivo per il quale non è possibile prendere un falco in natura o un'aquila, perché chiaramente se ne risponde penalmente. Quindi quelli che vedete sono tutti nati in cattività. Chiaramente la cattività può essere utile, e tante volte lo è stato, proprio per la conservazione delle specie. Va bene? Infatti oggi i parchi zoologici, per esempio, nascono con questa, cioè hanno come periscopio, come obiettivo, la conservazione della specie. E molti animali sono stati salvati dall'estinzione grazie alle nascite in cattività. Quindi anche questo ha un ruolo fondamentale. Ma non sono animali selvatici, cioè selvatici nel senso presi in natura, perché anche loro sono selvatici, però non presi in natura, ma nati in cattività. Va bene? Questo è importante distinguere.